una lista formata da uomini e donne che rappresentano la società civile del territorio e che sono espressione dei partiti di centrodestra. Sono i candidati della lista Uniti per Vigarano, che vede come candidato sindaco il leghista Davide Bergamini, una lista che vede l'appoggio di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Finalmente, dopo tanti anni, anche a Vigarano siamo riusciti a ricompattare un centrodestra. Andremo uniti su Vigarano e anche su tutti gli altri comuni, con la consapevolezza che ci aspetta la possibilità di amministrare un comune molto difficile dopo i 5 anni dai quali stiamo uscendo, ma anche con la volontà di risistemare le cose. Abbiamo una bella squadra, una squadra di persone competenti, persone di Vigarano che con le loro capacità, le loro professionalità, le loro esperienze personali sono sicuro ci permetteranno di far ripartire questo territorio nel migliore dei modi. Nella lista ci sono imprenditori, commercianti, lavoratori del mondo della scuola, volontari, giovani, mamme e nonne, ha spiegato Bergamini, che saranno in grado di dare il loro contributo per rilanciare il comune e il territorio vigaranese. Ripartiamo perché pensiamo che in questi anni si sia veramente toccato il fondo vigarano e vorremmo permettere con la nostra azione amministrativa di farlo ripartire nel migliore dei modi, quindi di dargli una nuova luce, dargli una nuova ripartenza e fare in modo che ogni cittadino di Vigarano si senta sempre più partecipe a quello che vorremmo fare all'azione amministrativa. Vorremmo creare veramente un feeling tra amministrazione e cittadini, riportare più persone possibili a vivere il territorio anche all'aria aperta, anche dopo il problema del Covid. Ci stiamo impegnando con le varie associazioni per cercare di creare quelle sinergie sul territorio utilizzando quelle risorse che abbiamo già. Abbiamo associazioni fantastiche che sono state sottoutilizzate a nostro parere, quindi vorremmo farle ripartire nel migliore dei modi perché solo in quel modo potremo diventare anche più attrattivi per i territori vicini. Abbiamo in mente una serie di iniziative bellissime anche che vi presenteremo nel programma nei prossimi giorni che verranno, dove sono certo che i vigaranesi saranno felici di ritornare a vivere il nostro territorio come facevano tanti anni fa. Un progetto politico ben definito e molto concreto, ha spiegato Bergamini durante la presentazione che si è tenuta lunedì 30 agosto a Vigarano Pieve. Una proposta che deve marcare un cambio di passo rispetto al passato, spiega il candidato sindaco. Una svolta per riuscire ad attrarre investimenti e persone e che partirà dall'analisi del bilancio comunale. Abbiamo conti che non tornano, si può dire che fanno un po' acqua da tutte le parti perché abbiamo un debito molto importante che l'abbiamo analizzato con il dottor Bizzarri che fa parte della nostra lista. Abbiamo la consapevolezza di poter fare alcune manovre che ci permetteranno di intercettare un po' di risorse anche grazie al supporto dei nostri partiti, ma vorremmo fare molta rete con i comuni vicini, quindi c'è già stato aperto un dialogo con il comune di Ferrara, con il comune di Terre del Reno, con il comune di Bondeno e vorremmo proprio fare un tavolo di confronto con loro perché sappiamo che in un momento storico come questo l'unione e lo scambio, ma la collaborazione con i comuni vicini ci permetterà di riuscire a risalire la china in un tempo molto più veloce di quello che potremo fare da soli. Siamo rimasti isolati per troppo tempo, lo diciamo da sempre, l'amministrazione precedente ha isolato il nostro territorio, volevamo riportarlo al centro dell'Alto Ferrarese e permettergli, magari questo potrebbe essere magari il nostro sogno, di essere perlomeno alla pari degli altri comuni dell'Alto Ferrarese, ma magari un tentativo, non dico nel primo mandato, ma nel secondo mandato, che auspichiamo che i cittadini ci permetteranno di farlo, riuscire anche magari a superarne qualcuno di quelli che ci accompagneranno in questo percorso.